E rieccoci di nuovo insieme, ragazzi. Dunque, siamo al nostro 18° episodio di The Last of Us, quindi sono sempre il vostro Sion Trusilver di quartiere. Che dire, stiamo cavalcando con nostro fratello Tommy perché la nana malefica Ellie è scappata con un cavallo. Quindi dobbiamo andare a cercare, insomma. Ecco qua, possiamo cavalcare un po' più veloci. Dunque, anch'io che non ci ho pensato sono un bel fenomeno. Può essere andata lontano. La troveremo. Ragazzina testarda. Nana malefica, direi io. Così? Non così. Non so cosa sta succedendo. Qua pure te, Joy, che c'hai la camicia a quadri, proprio da boscaiolo, lasciamo perdere. T'ho pure preso l'ascia adesso come arma. Non è andata di qui. Dove andiamo? Tommy, si aspettano... Ecco, facci strada, bravo. Forse quella stradina lì? In fronte di cavallo, è nel bosco. Davanti. Ellie, che ti è venuto in mente? Non è che ti sente, da qua. Comunque. Lei è scappata perché boh, li ha visti litigare per colpa sua. Non... Lì, altre impronte. Ok, bene. Forza. Allora, di qua non credo. Vediamo se possiamo proseguire di qui. Io, ragazzi, comunque non sono mai andato a cavallo in vita mia, quindi... Ehi, wow, wow, wow! E là! Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi! In giro, ti copro! Boom! Sorpresa! C'è un riparo da davanti o quello lì, cioè legno, colpo di fucile a pompa, ecco. Lui ha finito il colpo. Che bella roba che ho finito i colpi, eh. A girarlo! Qua giù! Non si sa mai da che parte andare. Con sti infami. È Tommy? Volevo ammazzare Tommy, ragazzi. Allora, fatemi vedere se... Per l'altro fucile ho ancora colpi, perfetto. Per il pompa li ho finiti, quindi è inutile che lo tengo equipato. Lui è laggiù! Sì! Gridiamola a tutti, eh! Ce n'è uno là, l'avete visto? Controllo questa zona. Tu, controllate di là. Proprio qui! Tre colpi di fucile a pompa. Due, scusate, di fucile da caccia. Shop da caccia. Vai, Tommy. Facci strada. Facci sognare.
Ma i nemici che mi spawnano magicamente dietro, sta cosa la devo ancora capire. Ciao! Che bel rumore sentirli gridare così. Oh, munizioni. Le frecce le ho al massimo, quindi proviamo ad usare l'arco, così magari recuperiamo colpi dopo. Vieni fuori, codardo. Io ti vedo da qui, poi se metti fuori il testino ci divertiamo tutti assieme. Ora sei mio, coglione. Potrebbe aver ucciso con l'arco, e attenzione, non vorrei gridare al miracolo. Vediamo se facciamo in tempo a fabbricarci anche qualcosa. Perfetto. Abbiamo modificato anche la nostra ascia. Ce n'è ancora, eh. Volevo che non ce ne fossero più. Qui fa il giro dell'altro, quindi... Ma non ci credo. Non ci credo, zuccano contro... l'arco comunque, ragazzi, fa male, eh. Ci hanno zuccato le armi contro... Vedete, poi recuperiamo anche i proiettili dell'arco, quindi... Io non so, ma mi sembra molto valida come arma. Provata adesso. Soprattutto per il fatto che recuperiamo le frecce. Tommy, dove sei? Tocca ascoltare per capire dove è Tommy. Questi non droppano niente, quindi... Allora, signori, non stiamo riuscendo a trovare Tommy. Eccola. Ah, guarda dove si è messo Tommy. Tutto bello tranquillo, eh. Torniamo ai cavalli. Ho fatto tutto io. Tu non hai fatto nulla. Ma che cavalli intelligenti. Di più che Tommy sicuramente. Forza. E continuiamo. Le tracce vanno da questa parte. Spero solo che non l'abbiano presa. Se l'hanno presa Aminen, una malefica che ha solamente il vaccino per l'umanità, e tu dovevi tenerla più d'occhio, Joel, quindi è colpa tua, eppure di Tommy, perché oramai basta, Tommy l'abbiamo incolpato di tutto in questo gameplay, quindi... Ecco qua, continuiamo a cavalcare. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo, lei deve essere qui. Andiamo. La zona sembra tranquilla. Parcheggiamo i cavalli, via. Allora, ci sarà qualcos'altro da fare qua al ranch? Non credo, perché vedete, è tutto bloccato, quindi... Attenzione. Ascoltiamo. Ellie! Nana malefica! Ellie! Si sta anche arrabbiando. Gesù Cristo. Benedetto. Faccio la guardia. Ah, una piastrina delle luci, ragazzi, ecco qua. Perfetto. Noi le avremmo prese tutte perché chissà quante ne ho perse in giro per il gameplay, ma... Chi se ne frega! Il
Io credo che sia, conosco una persona che ha platinato Last of Us, ma credo che sia veramente uno dei platini più difficili che ci siano per determinate cose. Ecco, prendiamo altro. Intanto io raccolgo tutto il raccoglibile. Ah, possiamo aumentare la salute di Joel. Penso che lo faremo al volo. E poi cosa abbiamo a disposizione? Un nuovo medikit. E poi dopo incominceremo a fabbricarci le molotov, perché... andiamo su quella pistola per sparargli in faccia la nana malefica. Dov'è la nana malefica? Dov'è? Non c'è. Che fine ha fatto la nana malefica? Ah, qui cosa abbiamo? Un altro dei fumetti. Punto zero. Savage Starlight, eccolo qua. Ho una molotov, ottimo. Così evitiamo di fabbricarcela. Siamo sempre alla ricerca della nana malefica, non sappiamo che fila. Ah, che bella casa grande poi qua, porca miseria. Al massimo, come al massimo? Fammi fabbricare qualcosa, non posso fabbricare nulla. Mannaggia me. Che fine ha fatto la nana malefica? Ragazzi, non c'è la nana malefica. Che prima ho usato l'ascolto, vedete, ma non l'ho trovata la nana malefica con l'ascolto. Eccola qua, forse è qui. Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film... scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È pizzarro. Alzati, andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona meglio. Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi. So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy. Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. E io... stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. Io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Non è una bella notizia. Io guardo che attorno. Vai a vedere lei. Allora, decidiamo come difenderci. Ovviamente Tommy non farà nulla, ma... là ce n'è uno. Dite che lo prendiamo in furtivo.
Sì. No, no, teniamo l'ascia, noi siamo dei boscaioli appena nati, non... Ah, adesso sono arrivati i miei compagni. Allora, dunque. Ma fare la prima mossa voi no, eh? Troppo facile, ragazzi. Resta qui. Ma che resta qui? Ecco, vedete, hanno tirato una bomba di fumo per... Ragazzi, gli facciamo lo scherzone? Cosa dite? Ah! Posso avere quell'NPC come personaggio giocabile? Ha preso 6 colpi di pistola ed era ancora okay. Vivo. La casa è vuota. Ah, proiettili del... Andiamo ai cavalli. Cosa usi pompa che scarico, Joel? Via libera. La faccio. Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza Big Horns. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? L'edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai? Tutto ok. Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Allora. Dunque, ragazzi, siamo arrivati... Il tempo è passato, siamo arrivati in Colorado. Quindi dobbiamo cercare... Andiamo nella zona centrale, da lì vedremo il resto del campus. Forza!
Tu, forza. Allora, penso che dovremmo smontare da cavallo. Fermo, qui, ragazzi. Callus. Non è Callus, poi. Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tom. Callus. Allora, un'arma, ragazzi. Lancia fiamme. Questo è bello ignorante, eh. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Altre parti di ricambio. E poi avremo altri pezzi di ricambio. Qui c'era anche un'officina per modificare le nostre... Vi avete notato? Abbiamo alzato anche la salute di Joel, quindi alleluia. Allora, macete no, abbiamo l'ascia noi, che con l'ascia del boscaiolo Joel è invincibile, più o meno. L'ascia modificata del boscaiolo. Quindi eccoci qua, qui possiamo lavorare, ragazzi. Dunque, allora, stiamo trovando... Abbiamo deciso che l'arco potrebbe essere una buona... Ecco, non abbiamo più pezzi di... Comunque, abbiamo scelto l'arco come... Sembra andare. Ma sì, Joel. Poi andiamo a vedere di qua. Si va anche di sopra? Ma dai. Guardate che bella zona, cioè abbiamo veramente tanto da esplorare qua. Qua ci ricolleghiamo, esatto, quindi... In alto è interrotta la strada, quindi dobbiamo proseguire di qua. E siamo al secondo piano, al primo piano, come vogliamo vedere. No, secondo piano dovrebbe essere. Se ho detto uno strafalcione, mi scuso. Allora, che sia finita qui la zona, venivamo solamente a prendere questi pezzi di ricambio, mi sa, sì. O comunque munizioni e quant'altro. Di qua dobbiamo scendere. Perfetto, signori. Allora, risaliamo in groppa a Callus e cerchiamo un'altra strada. Può saltare il filo spinato? Sì, bravo Callus. Allora, vediamo qua. Indicazioni. Lo stadio. Limnian Street. Qua cosa c'è scritto? Main Hall. Library. Science Lab. Boh, dovremmo essere sulla strada giusta, no? O almeno così credo. Ehi, laggiù. È quello? Sembra uno specchio gigante. A me no! Ma convinti voi, convinti tutti. Allora, aspetta una malefica perché vado a vedere cosa c'è qui dentro. Magari troviamo altre... Non scappare, eh! Oh, si è messa lì subito ai comandi del cavallo, di Callus. Manco fosse un robot gigante, ho detto si è messa qui. Vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Non lo so. Ma ci sta seguendo cavallo lei. Quindi il cavallo può passare di qui. Però se io non ti apro sta porta, te come passi con Callus? Sì. Resta col cavallo, vado a fondo. Sei sicuro? Sì, non voglio che scappi via. Sente la morte il cavallo, hanno curato questa cosa, quindi mi piace molto, veramente. Questo coso è stato sistemato alla buona. E
a secco. Ora dovremmo riattivare l'energia. La corrente. Il problema è che ecco i Light Runner, sono tutti in alto, ragazzi. Io ho sempre paura che la luce li attiri i runner, quindi. Allora, a breve avremo il primo incontro con uno dei runner, quindi. Coraggio. Ecco lì, ne abbiamo uno, ragazzi. Abbiamo anche la bottiglia per... Avete visto quante munizioni per il nostro lanciafiamme? Fantastico! Un altro vicino, molto vicino, ragazzi. Praticamente qua dietro. Ma quanti ce ne saranno? Potremmo attirarli tutti in un punto con la bottiglia e sfruttare la molotov, eh? Dite che facciamo una stupidata? Meglio sfruttare una bomba di chiodi. Dai, dai. Ottimo. Li abbiamo presi bene. Dunque, ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio e volete che continuo l'esplorazione di questo posto, ma comunque la continuerò uguale, vi chiedo un like. Oppure vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando il 19° episodio di The Last of Us andrà online. Quindi attenzione, quello lo secchiamo con l'arco, cosa dite? Ci proviamo o no? Ci proviamo al prossimo episodio. Quindi ciao ciao a tutti da Sion, ragazzi, grazie di aver visto l'episodio e alla prossima, ciao ciao.